sempre una provvidenza. Molte volte la sappiamo leggere poco, cioè pensiamo che sia il caso, come diceva quello, il caso è quando nostro Signore vuole scrivere senza farsi riconoscere. Ma in realtà in quello che avviene c'è sempre la provvidenza del Signore. Qualche volta facciamo davvero fatica a riconoscerla. Altre volte, come per me oggi, è così chiara. E oggi la prima volta che vengo a San Giovanni da San Pio perché potessi incontrare parte del suo popolo, perché potessi io insieme a voi ringraziare il Signore della sua vita, della sua santità, perché io insieme a voi, con le chiese che voi servite, amate, con le quali camminate, possiamo chiedere con l'intercessione di San Pio il dono della pace. Gliel'ho chiesto e vi chiedo di continuare a chiederlo, perché senza la pace tutto viene messo in discussione. Senza la pace davvero tutto è perduto, tutto è minacciato. Per questo Papa Francesco non si arrende alla logica della violenza. In tanti modi cerca di rendere la risurrezione più vicina, perché non ci sia soltanto la croce, quella terribile croce che vediamo in maniera così evidente, così drammatica in Ucraina e in quei tanti pezzi della guerra mondiale. E quello che fate voi non è l'ultima delle cose che dobbiamo fare, ma è la prima delle cose che dobbiamo fare, la preghiera. Ed è dalla preghiera di Papa Francesco, dalla preghiera di ognuno di noi, che certamente verrà fuori una grande forza di pace. È l'intercessione che ci unisce alla sofferenza drammatica di chi è colpito e di chi chiede soltanto che finisca il demone della violenza e della guerra. Per questo vi affido, vi chiedo, aiutate l'Ucraina e tutti i paesi colpiti dalla violenza e dalla guerra con la nostra, con la vostra preghiera, insistente, più forte della delusione, della disillusione. E facciamo che questa nostra preghiera per la pace ci aiuti ad essere artigiani di pace, cioè di portare, come nell'ispirazione di San Francesco, potremmo dire dove c'è l'odio, lo sappiamo, no? Ma anche dove c'è la violenza, di portare la riconciliazione, l'attenzione all'altro, di andare anche noi a trovare il lupo per disarmarlo, perché possa ritrovare lui se stesso e noi paradossalmente ritrovare il nostro fratello lupo, che è diventato lupo anche con la complicità di tanti che non gli davano da mangiare e che ha smesso di essere lupo quando tutta Gubbio ha cominciato a dargli da mangiare. Ecco che cos'è la preghiera ed ecco che cos'è essere artigiani di pace, e ognuno di noi, in quanto amico di Gesù, in quanto parte di questa sua famiglia, è un artigiano di pace e può essere un artigiano di pace che la porta dove c'è il buio della violenza, e ce n'è tanta. A noi colpisce, no? Questi episodi di violenza che colpiscono tante donne, per esempio. Tanti episodi di violenza tra i ragazzi. Qualche volta ci inquieta, qualche volta ci viene tanta domanda, ma com'è possibile che? Ma proprio per questo dobbiamo essere operatori di pace. E come abbiamo ascoltato nella prima lettura, essere non quelli tra quelli che condannano, che poi è facilissimo, è sempre colpa di qualcuno, troviamo sempre una pagliuzza, è sempre colpa degli altri, ma tra quelli
che seguono l'esempio di Gesù, che, cioè, viene non per condannare, ma per salvare. E Padre Pio era uno di quelli che si parlava di se stesso come un peccatore, essendo, non si può capire San Pio senza legarlo a San Francesco, come giustamente ha ricordato Luciano. E il primo che diceva di se stesso di essere un peccatore era San Francesco. Tanto, mi correggano i figli di San Francesco, tanto che i discepoli di Francesco dicevano: Francesco, ma se tu sei un peccatore, insomma, e noi che facciamo? Non so se è chiaro, ecco, se tu dici di essere il più grande peccatore, noi proprio, ecco, siamo messi male, molto peggio, no? E mi ha colpito che ovviamente in realtà anche San Pio si ricordava tanto di essere peccatore e diceva di se stesso: sia sempre benedetto il Dio che sa operare meraviglie in un'anima sempre a lui ricalcitrante. Lui, ricettacolo di infinite immondezze. Egli si è voluto fare di me un esempio di grazia. Mi vuol porre a tutti i peccatori un modello perché nessuno disperasse. Facciamolo anche noi. Riconoscersi peccatori non è, guardate, battersi il petto, è liberarsi dal male. Non è, dice, vabbè, faccio un po' un sacrificio. No, è liberarsi dal male, non è che è un esercizio astratto, è il male che segna la nostra vita e che ci fa tirare fuori da noi stessi, il male. Per cui tutti noi, come direbbe l'Apostolo, facciamo il male che non vogliamo. Qualche volta lo vogliamo, perché certi rancori ce li portiamo appresso per anni. Certi silenzi verso qualcuno, che poi diventa divisione, segnano la nostra vita, guardate. Non sto, dice, esagerando, la nostra vita, c'è cioè, quello, io ci ho litigato 50 anni fa, con mio fratello ci ho litigato 50 anni fa e non ci faccio pace perché mi ha tolto un pezzo di eredità, che ne so, perché mi ha fatto lo sgambetto, per qualche motivo, poi i motivi possono essere tutti veri e poi sono tutti quanti in realtà inutili, no? Che cos'è più importante, un fratello o un po' di soldi? Purtroppo molte volte un po' di soldi, perché poi significa qualcosa, cioè, poi me l'ha fatta troppo grossa. Ecco, che cosa significa riconoscersi peccatori? L'ha fatto San Pio, facciamolo anche noi. Ecco, e come abbiamo ascoltato, ciò che interessava veramente a Padre Pio era che il penitente acquisisse con chiarezza la situazione di morte nella quale si veniva a trovare il peccatore. E come sappiamo lo faceva senza sconti. Cioè non è che diceva, sì, gattone, micio micio. Che micio micio? Finisci male. E lo diceva perché finiamo male. Questo è il problema. Non è che lo diceva perché voleva spaventare. Perché il peccato ci rovina la vita. Rovina il mondo. Questo, per questo Padre Pio ci metteva di fronte in maniera, insisto, senza sconti, ma proprio per questo. Non dice quello perché uno potrebbe pensare quello era un po' più severo degli altri. Non è un problema di severità, è che ci voleva liberi, ci vuole liberi dal male, che ci fa male anzitutto a noi e quindi agli altri, rovina la nostra vita. Per questo, Padre Pio, in maniera molto, molto vigorosa, credo in tanti racconti di persone che si sono confessate da San Pio, e che, no, guaiò, vai via, poi dopo torna. Perché non avevano capito, perché pensavano, ma sì, ma insomma, strappa un po' di cose. Mentre invece Padre San Pio voleva che combattessero il male per poter star bene. Ecco perché combattere il male è in genere, e soprattutto ricordiamoci, vuol dire che lo possiamo vincere. C'è misericordia.
Ma la misericordia non sono i saldi di fine stagione, non è un atto dovuto, e la capiamo se capiamo un amore più forte del male. E lo capiamo proprio quando, come San Pio, come l'Apostolo, come quando ci mettiamo di fronte a noi stessi, no? Non cerchiamo, è come quando uno insomma, cercava sempre di farla franca, ma non è un problema di farla franca. Imbrogli, no? Imbrogliamo noi. E che ci guadagni? Che poi alla fine sei lo stesso. È proprio liberandoci dal male che siamo noi stessi. E quindi c'è anche sempre una grande speranza. E qui tutti quanti uscivano più veri, e qualche volta ci fa male, perché ci fa essere, uno pensa di essere un pennacchione e si ritrova quello che è. Ma da quello che è può cambiare, i pennacchioni non cambiano. Quelli che pensano ai pennacchioni, forse è un po' romano, però si capisce anche fuori Roma, cioè quelli che pensano di essere importanti, quelli che sanno che sono più buoni degli altri, quanto faccio io, figuriamoci, ho fatto tanto, già sono a posto, no? Ecco, perché invece, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, anche noi possiamo acquisire davvero la situazione di morte per cambiare, e per cambiare noi e per far cambiare questo mondo. Sì, e per poter trarre dal nostro cuore tanti frutti di amore. Ecco, due ultime cose. Ringraziamo davvero tanto dei nostri gruppi. I nostri gruppi, guardate, sono anche tanto delle comunità. I nostri gruppi devono, vogliono essere e lo diventano dei luoghi in cui impariamo a vivere che cosa significa essere fratelli e sorelle. Camminiamo insieme, ci scopriamo vicini, ci aiutiamo, come vuole il Signore, che non ci vuole degli estranei che collaborano per fare qualcosa, ma che nella preghiera capiamo il legame che ci unisce. E questo ci fa bene tantissimo, perché ci fa ritrovare il Signore, ci fa capire la gioia di essere Suoi, l'amore Suo che diventa l'amore tra di noi e che diventa l'amore per gli altri. Ecco perché i gruppi di preghiera sono davvero importanti per voi e per tutta la Chiesa, e io penso per il mondo. Allora, le due cose era... L'Apostolo parla della magnanimità, cioè tutti possiamo dare dei frutti buoni. Nel nostro cuore c'è il bene e c'è il male. Aiutiamoci a tirar sempre fuori la parte buona, la sua bellezza, e troveremo il nostro prossimo con benevolenza e gentilezza. Insisto, benevolenza, cioè cercare il bene in ognuno, e gentilezza verso tutti. Può sembrare molto poco, ma portiamoci a casa tanta benevolenza e tanta gentilezza. E anche se noi, tra di noi e verso tutti, abbiamo benevolenza, insisto, non quello, hai visto quello, cerca subito la pagliuzza, ricordarci di quello che ci aveva fatto, di quello che sappiamo che aveva fatto. Facciamo esattamente il contrario, sforziamoci di cercare per ognuno il bene. La benevolenza, perché se il Signore facesse così con noi, altro che pagliuzza, appunto la trave, no? Benevolenza e gentilezza, che è il primo modo per imparare a stare insieme. È il primo modo per regalare un po' di umanità agli altri. Benevolenza e gentilezza. Da questi viene il sorriso. Ieri sono stato a Palermo, abbiamo ricordato i 30 anni dell'assassinio di Padre Pino Puglisi, no? E se voi andate, è davvero è molto importante, sorride. Padre Pino non era un prete antimafia, non faceva parte della categoria, che qualche volta è una categoria un po' giornalistica, no? Ma combatteva davvero la mafia. Come? Anzitutto col sorriso.
disarmando. E in fondo, se vi ricordate, disarmò anche il suo assassino. Gli sorrise anche a lui. E io penso che il perdono di uno che è stato cristiano, prete e cristiano fino alla fine, che ha sorriso ai ragazzi, che è la benevolenza, no? Cercando il bene in dei ragazzi che dice lì non c'è più niente. Certo che c'è, ma verrà fuori solo se trovano persone che hanno benevolenza verso di loro, altrimenti diventavano tutti mafiosi. Capite? Così tanti ragazzi, così tante persone intorno a noi, se abbiamo benevolenza, li aiutiamo a ritrovare quello che c'è di bello nella loro vita. Benevolenza e gentilezza. Due ultime cose. Fondiamo la casa sulla roccia, vediamo tante alluvioni. Ci sono quelle dell'ambiente che si ribella allo sfruttamento e ci sono quelle tante alluvioni che vengono a distruggere la nostra vita, che rovinano la nostra vita. Fondiamo la nostra casa sulla roccia del suo amore, che non vuol dire che non dobbiamo affrontare le piogge, i fiumi, i venti. Anche noi affronteremo, qualche volta pensiamo così stiamo al sicuro, ma stiamo al sicuro perché abbiamo la casa fondata sulla roccia. È quello che San Pio ci ha sempre insegnato, ad affrontare anche la sofferenza, anche quella che fu anche la sua profondissima sofferenza, sulla roccia dell'amore di Dio. Ecco perché c'è tanto bisogno di comunità, di gruppi fondati sulla roccia della parola, che affrontano le tante avversità, compreso quella della violenza e della guerra, o della malattia, o della solitudine, che qualche volta rovinano tutto, fanno sentire perduti, perduti. Fondiamo anche noi nell'esempio, seguendo l'esempio di San Pio, sulla roccia della sua parola, cioè del suo amore, pieni e forti del suo amore. E l'ultima cosa che voglio dire, tra l'altro giustamente mi è stato ricordato che lui aveva iniziato i gruppi di Padre Pio, questo è il 34esimo, ci sarà qualcuno che forse se li è fatti tutti e 34, ma in realtà Padre Pio i suoi gruppi di preghiera li comincia durante la guerra. Sbaglio, Luciano? Durante la guerra. Fratelli e sorelle, rafforziamo tanto la nostra preghiera durante, per certi versi, questa guerra, che è anche nostra, nel senso che nell'amore la sentiamo come la nostra guerra. Ci dovrebbe venire da piangere, come è venuto da piangere a Papa Francesco a Piazza di Spagna, pensando a quel dolore che è il nostro dolore. E come San Pio cominciò i gruppi proprio perché quella guerra che sarebbe scoppiata da lì a poco, disse: diamoci da fare ai primi gruppi di preghiera che si riunivano informalmente. Disse: rimbocchiamoci le maniche, rispondiamo noi per primi all'appello del Romano Pontefice, un appello di Pio XII del 39, nell'imminenza della guerra, no? Quanti appelli di Papa Francesco, facciamoli nostri oggi, e soprattutto anche coinvolgiamo tanti, che tante persone che non sanno che cosa fare. Allora, la preghiera è la prima risposta, insisto, non è l'ultima, è quella più forte, è quella che ci deve coinvolgere tutti. Rimbocchiamoci le maniche e andiamo a pregare. Qualcuno direbbe: no, come, rimbocchiamoci le maniche e andiamo a pregare? Sì, perché è la prima opera. Ecco, e l'ultima cosa appunto che volevo dire è sulla Casa Sollievo, perché San Pio, lo sappiamo, lo vediamo, e oggi ho visto così quanto è stato importante, quanta passione ha coinvolto di San Pio la Casa Sollievo. Sì, guardate che in ogni gruppo,
ma io direi che anche accanto a ognuno di noi ci sia un po' della casa di casa sollievo. Credo che i responsabili della casa sollievo sono contenti. Se ci sono tante case sollievo affidate a ognuno di noi, proprio perché preghiamo, diventiamo ognuno di noi casa sollievo, i nostri gruppi siano casa sollievo, e lo è nella preghiera, ma anche nell'attenzione, nella visita, nella fedeltà, nella sensibilità per le tante sofferenze che purtroppo segnano la vita di tante persone, aumentate dalla solitudine. Perché già star male è davvero un'alluvione, se poi sono solo, se poi non c'è nessuno che mi solleva, che vuol dire anche mi dà sollievo, ma anche sollevare, se non c'è nessuno, c'è soltanto l'abbandono. Ecco, questa casa di sollievo della sofferenza deve essere anche il nostro cuore e devono essere i nostri gruppi. Ma non abbiamo mezzi? Ma quello che conta è rimboccarsi le maniche. Ma dice, c'ho problemi anch'io. Guardate, ne avremo di meno aiutando i problemi degli altri. È sicuro. Più aiutiamo i problemi degli altri e più ne avremo meno di noi. E non c'è nessuno che ha tanti problemi da non aiutare qualcuno che ha più problemi di lui. E qualche volta è la preghiera e sapere che noi preghiamo dà già sollievo, ma è anche quel gesto piccolo, piccolissimo, il servizio è sempre umile, di amore, che dà tanto sollievo. Ecco, rammentiamoci, o meglio, teniamo presente ciò che costituisce la vera santità, sono parole di San Pio. Santità vuol dire essere superiori a noi stessi, vuol dire vittoria di tutte le nostre passioni, vuol dire vittoria, vuol dire disprezzare costantemente noi stessi e le cose del mondo fino a preferire la povertà alle ricchezze, l'umiliazione alla gloria, il dolore al piacere. La santità è amare il prossimo come noi stessi e per amore di Dio. Che possiamo essere la santità e vivere umili, disinteressati, prudenti, giusti, pazienti, caritatevoli, casti, mansueti, laboriosi, osservatori dei propri doveri, non per altro fine se non di piacere a Dio e per ricevere da Lui solo la meritata ricompensa. Che il Signore ci doni di essere, come ci indica San Pio, operatori di pace, uomini che scelgono la via del bene per essere se stessi e per dare tanta bellezza e tanta forza a questo nostro mondo segnato da tante alluvioni e da tante difficoltà.